Portoghesi d'Italia e passo subito la parola a Francesca Moraldini, archeologa del CNCI di Brescia. Grazie Cinzia. Sarà difficilissimo dopo l'entusiasmo di cercare di portarmi a Brescia, ma ci proverò. E dunque, allora Francesca non ha un grande gioiello, però ha una pillina che deve descrivere sinceramente, insomma, ecco, come tutte le scuole. Allora, è il logo della nostra associazione che è costituito da questi elementi a punta che si intersecano. È stato studiato ancora prima che fossimo iscritti nella lista del patrimonio mondiale e allude alle spade dei Longobardi, al numero dei nostri siti sparsi all'interno della penisola che si incrociano e fanno rete ed è di metallo pregiato, come avete visto ad esempio dei gioielli di Cividario, proprio perché è un metallo che è un simbolo per i Longobardi, l'oro. Quindi una sintesi contemporanea di quanto se avete sentito e sentirete poi nel largo della mattinata. Allora, Cividale è stata la prima sede dei Longobardi d'Italia. Brescia è stato il luogo che ha visto chiudersi la vicenda dei Longobardi in Italia settentrionale, perché è stata la sede dell'ultimo re di Longobardi, Desiderio. La nostra città è una città a lunga continuità di vita, così come è stata Cividale, si sviluppa ai piedi del Colle Cipriano, e per Brescia fanno parte del sito UNESCO due spazi molto estesi della città, l'area archeologica con le emergenze di età romana in primo piano e sulla destra, come vedete nella slide, il complesso monumentale di San Salvatore Santa Giulia, fondato appunto da Desiderio. Quindi un comparto urbano molto esteso che fa parte del sistema dei musei civici dove io appunto lavoro. L'area monumentale si caratterizza come romana. È il luogo nel quale si conservano ancora gli edifici di culto, sui quali poi cercherò di fare una visita velocissima, che dà conto di come la città in età romana avesse goduto di una fortissima monumentalizzazione. Ed è un'area per noi molto importante perché proprio lì è iniziata anche la storia dei nostri musei. Nel 1826 vennero fatti degli scavi intorno a quella colonna che vedete sulla destra di questa incisione, venne scoperto il tempio dedicato a Vespasiano, quindi del primo secolo d.C., e all'interno di questo tempio ricostruito nel 1830 venne aperto il primo dei nostri musei, il Museo Fabio, quindi è un luogo significativo dal punto di vista archeologico, ma anche dal punto di vista della nostra storia dei musei e storia della città stessa. Il monastero, che si trova lungo via dei Musei a poche centinaia di metri, è il cuore del nostro sito UNESCO. Venne fondato intorno alla metà dell'VIII secolo d.C. da Desiderio, che all'epoca era duca di Brescia, ma ancora il sovrano del popolo longobardo, con il concorso anche della moglie Ansa, che era di origine bresciana. Il monastero venne costruito su quello che rimaneva di un estesissimo quartiere di vita romana, nel quale si leggono ancora oggi i resti in negativo delle capanne del primo insediamento longobardo. Quei buchi che vedete sui mosaici sono proprio pali di legno delle capanne lasciate del primo insediamento e che grazie alle ricerche archeologiche, le pubblicazioni in particolare di Giampietro Progiolo, che forse conoscete, che avete visto su questa platea, hanno permesso di ricostruire questa straordinaria storia. Il cuore del monastero è la chiesa di San Salvatore, chiesa che ha delle linee rosse sottili che la collegano a Cividale, adesso cercheremo di vederle. La chiesa è divisa in tre navate che hanno colonne di reimpiego di età romana, colonne scolpite dai Longobardi a emulazione di quelle romane, affreschi, il tutto collegato da questo apparato decorativo in stucco straordinario che riveste ed è ancora conservato i soffitti e le ghiere degli archi. Anche noi abbiamo degli elementi di scultura della rete liturgica della chiesa, uno tra tutti questa lastra di Amboni Pontavoni che si trova attualmente esposta alla mostra di Napoli che è stata anche a Pavia. Ci sono, come vi ho detto, molti materiali di reimpiego, ci fanno anche capire i contatti dei Longobardi. Questo capitello Baniera viene sicuramente dall'area adriatica, nord adriatica. La cripta che si trova di sotto della chiesa, le fonti ci dicono che raccoglieva tantissime reliquie proprio perché le reliquie davano potere al monastero.
di Fondazione Regia, Benedettino femminile, quindi accogliendo all'interno delle sue mura le vedove, le sorelle, le figlie di divinità di corte, che quindi portavano delle doti davvero cospicue che hanno permesso nel corso del tempo di arricchire questo luogo di culto e di clausura. In età romanica venne costruito l'oratorio di Santa Maria in Solaio, che vedete indicato nella slide, con al piano inferiore un'ara romana reimpiegata, e al piano superiore questo straordinario ciclo di affreschi dell'inizio del Cinquecento che ci racconta la storia di Santa Giulia, e al centro dell'aula c'è la cosiddetta Croce di Desiderio, questo straordinario oggetto devozionale che in realtà è un'opera di oreficeria carolingia dell'inizio del IX secolo d.C., ma che nella tradizione viene attribuita a Desiderio, il fondatore, nel quale sono incastonate oltre 212 gemme che vanno dall'età austera, pensate, al XV secolo, perché è stato arricchito nel corso del tempo. All'inizio del Cinquecento venne anche costruito il coro delle monache, anche questo riccamente affrescato. A partire dall'Unità d'Italia, il complesso monastico è stato acquisito dal comune al demanio ed è partito un lento lavoro di recupero. In particolare, alla fine degli anni 70, è stato scelto questo luogo, palinsesto della storia della città, ma anche di una storia universale che va dall'età romana al Rinascimento, è stato scelto questo luogo per allestire al suo interno il Museo della Città. Ecco che quindi sono iniziati dei lavori di recupero architettonico degli scavi, che sono quelli a cui ho accennato prima, e all'interno di questi spazi monastici dove si interseca in continuazione ciò che resta del quartiere romano sottostante, è stato allestito il Museo della Città, con una sequenza di sezioni che vanno dall'età del rame sino all'età rinascimentale. Tra l'altro, il recupero che ha portato a scoperte straordinarie, come ad esempio questo sarcofago attico reimpiegato nel pavimento della Basilica di San Salvatore. All'interno del museo hanno trovato luogo anche gli straordinari reperti di età romana portati in luce negli scavi del 1826 fatti al Capitolio. Quindi è un filo rosso sulla storia di Brescia che si snoda all'interno del monastero benedettino. E in particolare, ovviamente, c'è una sezione longobarda che raccoglie reperti mobili che provengono dalla città e dal territorio, quindi moltissimi materiali da necropoli, le crocette funerarie in lamina d'oro decorata a sbalzo, corredi delle grandi necropoli rinvenute nel territorio sud di Brescia e tantissime armi con delle damascinature straordinarie per rinforzare le lama, ceramiche, e addirittura a Brescia sui resti del Capitolio è stata trovata l'unica fornace di tale lombarda che si conosca, con ancora l'ultima infornata di ceramica decorata a stampiglia stralucido, che ha permesso quindi di poter datare tutta la struttura. Nel 2003 abbiamo effettuato uno scavo al dosso del monastero che ha sigillato quest'area della città nel tempo congelandola, ed è stato possibile trovare altre due domus di età romana che abbiamo annesso ai percorsi museali senza soluzione di continuità nella visita e quindi con la totale accessibilità per tutti di questo luogo straordinario, perché si entra proprio all'interno di due abitazioni. All'interno poi, diciamo, di questo percorso longobardo è successo che nel 2011, come Maria Rosaria l'ha ricordato in apertura, siamo stati iscritti nella lista del patrimonio mondiale. Questo ha comportato per noi una riflessione anche su quello che avevamo fatto e avremmo dovuto fare. Quindi, come richiede il piano di gestione, da un'analisi del nostro stato del patrimonio è partita una fase progettuale per cercare di alzare gli standard laddove il livello non era ancora adeguato a quello che l'UNESCO ci chiedeva. Ecco che quindi le nostre forze si sono concentrate nella vicina area archeologica, che era stata, diciamo, trascurata dopo l'apertura del Museo della Città nel 98. Quindi abbiamo iniziato i lavori all'interno del Capitolio per restituirgli la sua faccia in senso di luogo di culto, quindi ancora scavi, interventi di restauro. Abbiamo potuto ricollocare all'interno del tempio, che non era più il museo dell'Ottocento, gli elementi che rimanevano della galleria originaria, compreso ad esempio i frammenti della statua di culto di Giove. Il tutto con ovviamente una funzione molto più suggestiva e che mette in evidenza la funzione sacra del luogo.
anche grazie a delle installazioni che volete questa di studio azzurro, che ci permettono di avvicinare i visitatori con maggior facilità ai contenuti anche. L'ultima tappa, la tappa più recente di questo percorso, si è conclusa nel 2015 e ha riguardato un santuario precedente al Capitolio che si vede emergere, addirittura datato in 80 avanti Cristo, quindi un luogo di culto che chi viveva a Brescia volle costruire per dimostrare a Roma la sua adesione già alla cultura e alla politica romana. Da quello che potete vedere, queste pareti affrescate, pavimenti a mosaico straordinari, le maestranze vennero chiamate probabilmente, quasi sicuramente dall'area centro italica, alla Vesuviana, a Roma, per garantire alla città un edificio che avesse un lessico pienamente romano. Abbiamo aperto nel 2015 e i visitatori seguono il percorso dei fedeli del primo secolo avanti Cristo e possono entrare in totale accessibilità all'interno di questo edificio straordinario. Abbiamo anche cercato di avvicinare tutti i contenuti, perché l'accessibilità non è solo fisico-sensoriale, e grazie ad esempio alla costruzione abbiamo potuto permettere a tutti di capire questa sequenza straordinaria di edifici, che è un unicum in un centro abitato a continuità di vita, almeno nella nostra Italia, che presenta queste caratteristiche. Abbiamo anche cercato, grazie alle ricostruzioni, di garantire la possibilità di una visita con la realtà aumentata, in modo tale che tutti possano rivedere il paesaggio antico così come è stato possibile ricostruirlo attraverso i dati di scalo. Abbiamo anche proposto dei percorsi tattili realizzando delle copie nello stesso materiale dell'originale, quindi in bronzo e in marmo, e come anche per civitare la nostra attività è declinata sulle diverse fasce di età dei nostri visitatori, dai bambini alle famiglie. Abbiamo anche, grazie alla nostra Field Commission, potuto prestare il luogo a dei programmi che hanno aiutato davvero a far conoscere i valori e la bellezza di fuori dei nostri confini, come anche abbiamo potuto vedere che le persone si fruiscono dei luoghi, anche in orari insoliti riescono a volte, grazie anche al trasporto e al motivo che c'è, ricordarli meglio. Per esempio la rappresentazione della Delphi, la tragedia mazzoliana che ricorda proprio la morte di Ermengarda all'interno del monastero, ambientata nel nostro teatro romano. Ovviamente le attività dei servizi educativi sono numerosissime, anche per gli adulti, e credo che la nostra ambizione prossima sarà quella di affrontare la valorizzazione del teatro romano, che presenta ancora tracce di età lombarda. Quindi non so se sono stata convincente come Luca Villa, però credo che anche questo possa